Buonasera a tutti e bentornati a lunedì Sport. Ci rivediamo qui dopo la 32esima giornata di campionato che si è chiusa per la Spal purtroppo con una sconfitta di 2-1 contro il Pontedera. Dopo questa sconfitta la squadra di Mimmo di Carlo rimane ferma in 14esima posizione della classifica con 35 punti. Questa sera sono qui con noi proprio per commentare questa partita e per parlare di Spal Riccardo Cervellati, ex portiere della Spal. Ciao Riccardo e ben ritrovato. Ciao a tutti e bentrovati. E Paolo Allegri, giornalista. Buonasera, 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 buonasera tutti. a tutti. Vi ricordo che per stare in contatto con noi potete sempre scriverci i vostri messaggi su WhatsApp al 342 017 6235. Seguirci sul sito di www.telestense.it o sulla, diretta, sulla pagina Facebook di Telestense o Telestense Sport. Alessandro ci ritroviamo qui dopo questa sconfitta. Peccato perché la Spalla aveva iniziato nel migliore dei modi, passando in vantaggio al diciottesimo minuto con Dalmonte. Dopo però la, il Pontedera d'Era ha riagganciato il risultato e ha raddoppiato e quindi l'ha chiusa con una vittoria. Sì, ciao Carlotta, buonasera a tutti. Purtroppo le cose sono andate in questo modo ed era un po' quello, non diciamo che poteva essere previsto la vigilia, ma quello che eh, si poteva temere proprio per le caratteristiche delle due squadre con il Pontedera che ha eh, proprio quelle peculiarità che maggiormente possono mettere in difficoltà eh, la squadra di Mimo di Carlo, ovvero eh, giocatori brevilini, veloci, con un passo molto diverso rispetto a Antenucci e compagni. Alla fine, seppur al 92esimo, a mio giudizio è arrivato il gol del meritato successo della squadra di Max Canzi. Ricchi, sei anche tu di questa opinione? Sì, sono d'accordo con te eh, su, proprio su tutta l'analisi globale che hai fatto dopo 32 partite penso che possiamo essere in grado di dare una valutazione proprio delle caratteristiche della nostra squadra eh, ed è una squadra che purtroppo quando va ad affrontare delle compagini organizzate in questa maniera, con un calcio molto moderno, un calcio basato sull'uno contro uno, basato sulla velocità e sulla forza dei suoi giocatori, va in difficoltà perché noi abbiamo una serie di calciatori un pochino monopasso che soffrono sicuramente i cambi di ritmo. E quindi, nonostante un buon avvio, in cui sinceramente la Spalla è partita bene, ha trovato il gol, un gol anche meritato, perché comunque, nei primi 20-25 minuti si è fatto bene, dopo c'è stato proprio un calo vistoso che ha portato poi, nel secondo tempo, a soffrire tanto, fino al gol finale. Che per me, è comunque, è una sconfitta che, che ci sta. C'erano ecco. tanti assenti, e questo è un dato su cui è giusto riflettere. E come doveroso riflettere sul fatto, perlomeno questa è la mia opinione, che eh, la SPAL da alcune giornate a questa parte inizia sempre molto bene eh, le gare, eh, un buon approccio, eh, 30 minuti anche giocati a discreto ritmo, poi sia nella prima che nella seconda frazione di gioco si registra un evidente calo. Secondo te eh, più un calo fisico, più un calo mentale oppure eh, entrambe queste situazioni che finiscono con il creare problemi? Per me è un calo, un calo fisico che c'è sempre stato, perché comunque sia la prima era di Callo e poi l'era Colucci e la nuova era di Callo, le cose a mio parere sono cambiate fino a un certo punto. Cioè, L'unica cosa che è veramente cambiata è il fatto che oggi hai più alternative cioè, e quindi anche nel momento di difficoltà della partita... 5 cambi entrano 5 che sono più o meno uguali a quelli che stanno giocando la partita stessa. Prima non era così. Allora, oggi, diciamo le assenze: ok, maestro, Peda e. Petrovic, Giringhelli. E Pe poi si è fatto sì, male il capito, facendo le assenze in una rosa di 34 partite. Quando si giocava in 11 e quando ti giravi verso la panchina ne avevi 3 o 4 che oggi sono spariti ed erano i tuoi primi cambi. Si, si, si discuteva poco di questa cosa, cioè secondo me dal punto di vista, sinceramente dal punto di vista. Questo non è colpa di callo, colpa di Colucci, è proprio il tipo di squadra. È una squadra che soffre, soffre la fisicità degli altri, ha un passo diverso, quindi reggi contro squadre inferiori a te, reggi se hai possibilità di fare cinque cambi che sono equivalenti a quelli che sono in campo, quando ti comincio a mancare due o tre giocatori, non voglio parlare due mesi fa, quando ne avevi solo 11. Oggi ti trovi in difficoltà come prima e quindi sei di nuovo lì come lo eri due mesi fa. Paolo, partiamo eh, dal primo argomento che abbiamo trattato, ovvero il fatto che abbia o meno, secondo la tua opinione, meritato la vittoria il Pontedera. Ah, beh, globalmente l'ha meritata in maniera indiscutibile. Ha espresso complessivamente una superiorità evidente, una superiorità. Di passo, di ritmo, di qualità di gioco palla a terra, in verticale, sovrapposizioni, inserimenti. Un passo diverso è quello che ci dicevamo anche prima: che quando la Spalla affronta squadre del genere che possono essere la Torres della Situazione o il Ponte d'Era vengono, vengono evidenziati i limiti o comunque la differenza con queste squadre, la dimostrazione del fatto che contrariamente a quanto si afferma in genere anche in Serie C con determinate caratteristiche si può praticare un buon calcio. Sono d'accordo con Riccardo, è vero, i primi 20 minuti erano stati sicuramente quantomeno interessanti, con fasi, posso dire, anche di, di bel gioco, di azioni con un, a un tocco in profondità, orchestrate bene, il gol bello, frutto di una sì, bella azione. Eh, ma dopo queste, queste differenze sono emerse in tutta in maniera evidente. Si torna sempre lì, secondo me, al peccato originale, che tutto nasce dall'estate da come è stata costruita la squadra. Adesso di giornate ne sono passate quante 34: 32, 32. 32. ne sono passate 32. E è evidente che a questo punto si deve solo pensare e sperare di, di portare a casa la pellaccia. Insomma e le prossime giornate non è che siano così, così facili, eh? bisognerà stare parecchio sul pezzo, lottare e confidare che le cose, che le cose vadano, sì. vadano al meglio. Paolo, sul discorso invece mh, relativo alle tante assenze, le, le riepiloghiamo, eh, non c'era Maestro, non c'era Peda, eh, Peda tra l'altro è stato convocato per la nazionale Andere 21 della Polonia, non si sa se e poi e, lo staff medico della de rappresentativa polacca deciderà eh, di, eh, di metterlo a disposizione dell'allenatore oppure se tornerà a Ferrara, ma in qualsiasi modo non, eh, questa è la notizia che... Eh, dobbiamo dire, non, non potrà essere disponibile per lo per la gara eh, di sabato con la Carrarese non c'era Petrovic, eh, sia Maestro che Petrovic saranno recuperabili, non sarà invece recuperabile Carraro, giocatore che è rimasto in campo 30 minuti, poi a mio giudizio eh, la spada ha un po' pagato eh, la sua assenza. Eh, problema di carattere muscolare oggi la società ha chiarito che eh, non sarà a disposizione né per la partita con la Caravese né per la successiva trasferta eh, di Ancona. Era assente Ghiringhelli che era in panchina diciamo, per onore di firma, eh, non era al meglio però invece potrà giocare già con eh, la Caravese. Poi, se vogliamo ricordare le tante assenze, quelle di Arena, Sis, Bertini e Bassoli, tra l'altro per quest'ultimo ancora non... Eh, si è saputo esattamente quando potrà rientrare perché ancora non lo abbiamo visto in campo sta lavorando in palestra pensavamo che potesse recuperare in tempi eh, leggermente più brevi ecco. detto ciò eh, Paolo eh, non ci saranno tripardelli e buche. sabato erano diffidati eh, entrambi sono stati ammoniti quindi tante assenze contro una delle squadre che Andando molto, Beh, molto eh, bene in questo momento, Sandro. La Carrarese viene da 11 risultati utili consecutivi. E già questo dato la dice, <ride> la, dice lunga. La, la dice lunga. In più, ha un modo di gioco e una disposizione che purtroppo ricordano molto quelle della Torres e del Pontedera. Quindi, le squadre che più possono mettere in difficoltà la Spal. Detto questo, la Spal ha una rosa di 32-33 giocatori che non hanno neanche le squadre che fanno la Champions League. Eh, quindi è evidente che poi certe assenze sommate possono pesare, eh, però non, ci si, non, non ci si può attaccare a quello non credo che a Pontedera tu abbia perso per questo, piuttosto io mi ecco, chiedo. E scusi se interrompo Paolo. Sì. Ricordiamo al di là delle assenze di cui mi ha fatto accenno in precedenza quali erano i giocatori ieri a disposizione di Mimmo De Carlo per eventuali cambi? C'erano i due portieri Alfonso e Del Favero, poi Contigliano che è poi subentrato a Carraro, Del, pure lui è entrato alla gara in corso. Orfei, Rabbi, Sayani, Ilio, e è entrato all'inizio del secondo tempo, poi sì, parleremo anche, Rabbi, anche di questa eh? Eh, variazione tattica operata da Di Carlo, Ghiringhelli, Siligardi, Nador, Ebright e Rao. Sono 15 più. Gli undici in campo più eh, gli assenti ho capito. Se, se la SPAL avesse avuto i giocatori del Ponte d'era, cosa, cosa avremmo detto nel, nel senso, eh, sai. No, non cioè, mi pare eh. che l'ingresso di Lombardi, piuttosto che eh, di, di, di un altro, delle, sposti gli collini: no, Lombardi in questo... e del Pupo del Pupo era in panchina, perché non stava bene, buon giocatore, questo <coughs> sì. sono stati. I due protagonisti sì, complici, detto... poi parleremo anche di questa situazione della discazione no, del No, ma io per carità SPAL. non voglio essere eh, né visto... bastian contrario, non credo che il problema e i problemi stagionali e nella fattispecie di Pontedera della SPAL derivino da questa o quell'assenza. Ecco, no, non... Altrimenti, Paolo sono d'accordo con te, perché secondo me bisogna sempre partire al di là dei numeri, che i numeri parlano, però sono relativi anche alle situazioni. Bisogna partire dalla realtà. Cioè adesso noi parliamo di questi, c'è cioè Rabbi, come per dire non c'abbiamo nessuno, Rabbi, Orfei, ma questi due mesi fa hanno titolari inamovibili, siamo inamovibili, perché avevi solo questi, giocavi in attacco con Orfei, Rabbi, Rao a centrocampo c'era Parlavicina. Ha giocato anche Angeletti se ricordo. No, abbiamo giocato con Deme e Angeletti, abbiamo giocato con Puletto che è andato via. Parlavicini è tornato al Genoa a fare la primavera. Giocavamo fissi con Collodel, cioè erano i titolari e quando ti girava verso la panchina non c'era nessuno, quindi adesso se te ne mancano due non penso che questo sia il problema della spalla di oggi, altrimenti due mesi fa che il problema era? Non avevi Dalmonte, Bucca l'ha appena arrivato non stava in piedi, cioè, non hai avuto Zilli, non hai avuto Petrovic, oggi hai tutta questa rosa qua e quindi ma non gennaio, è colpa di De Cali, Ecco a, di, gennaio, di a gennaio lo vogliamo ricordare ancora sono arrivati Galeotti, Zilli eh, Buckel, Edera, eh, Nador Petrovic e Ghiringhelli poi si è raggiunto al gruppo anche Massoli che in eh, precedenza che è un buon, buon giocatore sì, che, lì, poi è arrivato <coughs> Ghiringhelli che è un buon giocatore allora. ma questo non è per difendere Colucci che non, non è questa la difesa che devo fare però la realtà è questa cioè noi possiamo, e due mesi fa nessuno diceva degli assenti no? qua, ti entrano tutti adesso hai 35 giocatori e continui a giocare in questa maniera qua quindi non credo che sia un problema dell'allenatore, sinceramente, è un problema generale, è un problema di qualità dei giocatori. Ma anche e di una squadra costruita male, secondo me. Forse sì, sì. anche costruita male. Cioè, oggi la serie, il calcio va in una direzione, che sia A, B e C, se vuoi giocare a pallone, ma la direzione è verso un calcio ultra offensivo, di, di ultra pressing, uno contro uno, attacchi tutto e tutto campo, il modulo non esiste più. Se io sono andato a vedere il Bologna tre volte ti Motta, ho dicevo Pia con te, tu esci dalla partita e mi devi dire che modulo gioca il Bologna. Non c'è modulo, tutti, sono da tutte le parti. Ormai il calcio, guardiamo anche le grandi squadre, si va in questa direzione, il 4-4-2, il 4-4-3, non esiste più. O, o, se, o, la chi fa, rinchi... o chi lo fa paga, Il di Francesco paga, dopo un po' paghi, perché è un calcio secondo me un po' superato. Tipo quello della Juventus di Allegri. Sì, che non, sì, sì, non sappiamo neanche come giocano, non c'è cioè, una, cioè una linea moderna, comunque arriva questo nuovo allenatore al Napoli e ha dato un po' di modernità, con Mazzari non potevi fare tutto questo, io penso e penso, ripeto che oggi la squadra sia proprio, la Ponte sia stato è stato l'emblema di cos'è la SPAL, okay, viene un periodo buono, hai vinto con Rimini, Comunque pensi di agganciare i playoff, ci ricaschi dentro immediatamente. Perché la qualità e le caratteristiche della squadra sono ste qua che, che, che se ne dica. Sì, io mi aggancio in parte al discorso di prima, e in parte alle considerazioni di Riccardo, per dire che secondo me, io adesso parlo non vorrei che ci si focalizzasse sul nome singolo, parlo di caratteristiche. Secondo me a gennaio. Questa squadra necessitava di un inserimento in mezzo al campo che non fosse quello o non solo quello di Buchel, che credo che calcisticamente, eh, come calcio, come questo. piede. Eh. La spalla aveva solo una mezzala di passo di inserimento che era Parlavicini. Parlo come caratteristiche. Sì. Cioè, secondo me serviva un giocatore. Magari anche più pro... Io sto parlando sempre di, eh, di tipo di giocatore, non voglio dire che No, un giocatore che si esiste con un, un cambio di passo, che, che andasse che al abbia... tiro, che entrasse che, che, che inserirsi senza, che, senza che, palla che Ma è questo che... è stato detto Paolo. E, qui è stato detto è... anche, mi ricordo una domanda di Sandro a Fusco. E Fusco ha detto no. Cioè tu gli hai fatto la domanda, mi ricordo il testuale dopo il mercato non serviva secondo te una mezzala? E lui ha detto no. Quindi vuol dire che lo, Fusco è convinto che questa sia una squadra forte perché se ti dà questo tipo di risposta vuol dire che ha questa convinzione eh, Fusco ha anche ammesso eh, post eh, rendicontazione mercato estivo, cioè dopo alcune giornate sì. eh, di eh, aver commesso alcuni errori eh, a causa del fatto che non conosceva bene la categoria eh, eh, ma, ha detto questo, ha detto vabbè, questo. Vabbè, eh, però sta, i, correttivi, bene, i correttivi non sono arrivati perché c'è un altro discorso da fare sono, ecco, il vostro giudizio, è intanto eh, su Petrovic e eh, su Zilli, perché a mio giudizio. No, mi fermo, la vostra opinione. Beh, mh, allora, cifre alla mano, eh, numeri alla mano: Petrovic in stagione ha segnato 9 gol. Personalmente, però, non lo vedo come il classico centravanti realizzatore, prima punta classica e. Eh, Zilli forse è più... io non vedo neanche lui, non è il centravanti no. che gioca, secondo me, spalle alla porta, da pivot, che fa salire la squadra e che ha anche capacità realizzative. Non, Ma non sono, Paolo, sono giocatori non, al mercato di gennaio, hai, pre hai, preso hai, hai preso quello che potevi prendere, è meno male che hai preso un po' di giocatori, meno male, perché comunque... Meno male Petro ci sta fatto due gol, sì, Zilli ti fa la tua parte, okay. perché altrimenti veramente si anche rischiava di retrocedere sul serio. Zilli, Zilli lo vedo come ha degli strappi, no? Sì. Ma, ha degli ma, strappi, ma, palla, quindi anche abbastanza veloce vero, per la testa per che infatti, ha. Non mi sembra un finalizzatore, infatti, però è oggi... Che è cioè, come cioè, avessi fatto a luglio è un altro tipo di operazione fatto. a gennaio qui, che vuoi fare? l'errore parte a luglio. Oggi, eh, a luglio oggi ho dato, ho dato uno sguardo no? eh, alla uh, situazione dei migliori marcatori per ogni squadra la Spal si ritrova con 5 gol eh, di Antenucci c'è solo la Fermana con Misuraca che tra l'altro è un centrocampista che ha il primo marcatore inorganico con reti in meno rispetto a Antenucci 4 gol di cielo di misuraca. Poi se saliamo, senza arrivare ai 20 gol di Spendi, tanto per dire, del Cesena, ci troviamo con l'Olbia che ha ragazzo, che di gol ha messo a segno 7, ci troviamo con il Re Canatese che ha Carpani e Sbaffo entrambi 8 gol, ci troviamo con l'Ancona che ha Spagnoli con 12 gol, sto partendo dal basso sì, della sì, classifica, sì. Eh. la Viz Pesaro a Carson con 10, 10 gol. Il Sesti Levante ha forte con 11 reti. Ecco, Celentella con Corvari, eh, infatti è molto molto rammaricato per quelle che sono le problematiche del suo attacco, che ha segnato 6 gol, sempre una rete in più rispetto a Antenucci. Andiamo al Pineto, Volpicelli ne ha segnati 11 di gol. Arriviamo alla Lucchese, Alex Spallino Rizzopinna con, con 10. Poi, poi non parliamo del, del Rimini eh, con Morra che ha segnato 18 gol. Eh, arriviamo fino alla Juventus Next Generation poi ci fermiamo eh, l'Arezzo ha Gucci con 10 gol la Juve Next ha Guerra con 12 reti quindi qui manca proprio quel tipo di giocatore sarà anche per il gioco che la Spal cattica non lo so tant'è che Spal e stanno molto questo ai Ponte sono le uniche due squadre del girone che non hanno ancora avuto un calcio di rigore a favore ma sai eh, questi sì, sono non... cioè, Antenucci ha, fatto, ha cominciato a far gol adesso perché comunque è più aiutato da anche dalla sua posizione in campo, che occupa oggi. Aveva segnato all'inizio subito due sì. reti: con Di Carlo? Uno su un mezzo autogol con la speso, e poi è con a Cesena. E a Cesena, vabbè, insignificante. Quindi, comunque, oggi sta. Cioè L'Antonucci di oggi è diverso da quello di due mesi fa, ma non perché due mesi fa fosse un ex giocatore, perché comunque due mesi fa doveva occupare una posizione in campo che non era la sua. Quindi ha fatto, comunque, ha fatto gol anche per questo, perché comunque è aiutato dalla sua posizione in campo di oggi e quando gli capita la palla sa cosa deve, ancora cosa, cosa deve fare Sì, lo vedi che ha una qualità cioè, Quindi questi sono numeri che, che comunque condividiamo ma eh, noi dobbiamo cominciare a guardare la spalla dal primo gennaio del 2024 perché prima, cioè, come facevi a pensare di avere uno che facesse 7-8 gol o 9 in gira d'andata chi, chi, chi poteva essere? Chi è il nome? Cioè, non esisteva no, ma è questa, quindi, è un problema. Ricche, che noi è, stato, numeri, è stato puntato l'indice per me. È il campionato della Mazda a gennaio cioè, 2024 ecco, è stato, pun, era, no, è ma, stato puntato l'indice cioè, su questo fattore nell'immediatezza del post mercato estivo. Perché oltretutto, giocando con un 4-3-3, ci si diceva ma, sì, ma ci fare il 9, sì, 4-3-3, ma come? Che tipo di 4-3-3? Perché l'equivoco è anche questo. Il 4-3-3 non è il 4-3-3 del 1950 con le ali che stanno sulla linea laterale, arrivano sul fondo e crossano per il centravanti. Che non avevi... No, ma al no, di là... Ma non avevi neanche le ali. Al di là, esatto. Perché dal monte no. eh, si è fatto male subito. Si riguarda di uscito, sì, giocavi ma... con Orfei. Sì, ma a prescindere da questo, no, Scusa. Paolo. Sì. Cioè, non è... Allora... Come puoi pensare di fare il 4-3-3 con Siligardi, che secondo me è, è stato ed è un signor giocatore? Autonomia? Eh? No, no, non parlo dell'autonomia. Non, non è più un'ala, non è un attaccante esterno. Secondo me è un grande trequartista che vede il gioco, vede gli spazi, vede la giocata, ti sa dare dei palloni. Vedi quello che ha fatto a Vercelli? Che, alt che altri non vedono, che altri non vedono. Ma un 4-3-3 statico con gli attaccanti esterni, ali, chiamali come vuoi, che non tagliano, che non, vanno, che non sfruttano il lavoro del centravanti e non si appoggiano a loro volta sul centravanti e non lo aiutano, non c'è un centrocampista che si inserisce, è un 4-3-3 statico, fermo, didascalico, in cui nessuno per forza di cose può far niente e in cui il centravanti Antenucci che in altre condizioni, in un 4-3 moderno, dinamico, potrebbe anche fare il suo, è inevitabilmente preda dei centrali avversari. Diciamo la verità: in una costruzione di squadra di questo tipo, Antenucci, al quale bisognerebbe fare un monumento, è, è stato preso come specchietto delle allodole per ricreare un minimo di entusiasmo e avviare la campagna abbonamenti. Poi poveretto in campo è stato mandato allo sbaraglio in condizioni in cui chiunque si sarebbe trovato completamente in difficoltà e ha fatto fin troppo a tirare la carretta per un girone in condizioni di nessun supporto, di nessun aiuto. Adesso con qualcuno vicino. più vicino, anche al di là del modulo, eh, ma con qualcuno più vicino, con... eh, riesce ad esprimersi in maniera più compiuta. Facendo vedere le qualità che ha sempre avuto e che ha, perché anche a Pontedera nel primo tempo ha fatto due o tre cose da giocatore eh sì, di qualità. Prima... Poi a supporto di questo, cioè, se dobbiamo parlare di tattica, cioè, 4-4-2, 4-4-3, quello che vogliamo, ma eh, prevede non solo la parte, prevede il pressing, cioè prevede l'attacco immediato sì, gioca. Avanti, ma noi non eh, abbiamo questi beh, giocatori appunto. Paolo, perché chi è che, va a far cioè chi è che può fare pressing? come dice te Siligardi non lo fa, Antenucci no. I centrocampisti Carraro può fare pressing secondo voi? No, perché comunque ha, non ha queste caratteristiche. L'unico un pochino di sprint era quello del che poi gira tutte le da tutte le parti, ma non, ha, non, una squadra, non abbiamo una squadra che ti permetta di tenere alto il ritmo. Cioè comunque quando giochi con questi moduli molto offensivi il ritmo deve essere alto, cioè tu devi essere sempre di là. E quando lo provano a giocare devi cercare di portargli via palla il primo possibile. E invece noi non abbiamo queste caratteristiche, abbiamo paura, i due terzini hanno un po' paura di andare ad attaccare, quindi ci troviamo sempre ad essere scavalcati ecco, È quella via di mezzo che non serve a niente, cioè o decidi di andare o stai di dietro, questo è il mio modo di pensare. E quando fai la via di mezzo ti salta la prima linea non viene accompagnato e dopo ti vengono dentro quindi a questo punto è meglio stare dietro perché, eh, perché eh, altrimenti ti trovi sempre in mezzo e qualcuno fa il pressing qualcun altro non lo fa ed è la cosa peggiore che possa accadere eh, infatti eh, Paolo hm, ha puntato l'indice contro una situazione eh, molto evidente eh, ha sottolineato il tipo di gioco offensivo che richiede anche la necessità degli inserimenti dei centrocampisti ma, la Spal non ha centrocampisti che si, si inseriscano con, con, con qualità e con i tempi giusti, però d'altro canto Ricchi, perché poi sono un po' in contraddizione queste, queste situazioni. Ricchi dice: sì, ma se poi ci gettiamo avanti, ci scopriamo le spalle e, e, e veniamo no, infilati. Se gettare, cioè se noi vogliamo fare pressing, come, di, come diciamo, perché se giochi con quattro attaccanti, cosa facciamo? La fase di pressing la devi attuare immediatamente. Ok e dietro non siamo convinti i due centrocampisti non sono convinti i due difensori esterni non sono convinti ad andarlo a fare per idea, per mentalità perché non ha le caratteristiche tu vieni saltato nei primi quattro e dopo ti trovi in inferiorità numerica immediatamente s questo è il problema del 4-3 anche del 4-3-3 che avevamo prima perché non avevi queste tipi di caratteristiche. Ci ricordiamo tutte le volte che nel secondo tempo, quando calavi, la squadra avversaria ti entrava come nel burro, ti ripartivano, ti venivano dentro, perché i giocatori non hanno queste caratteristiche. Quindi è stata una squadra costruita un po' a nomi, secondo me, senza guardare veramente cosa richiede questo campionato. Sì, senza le caratteristiche, le necessità del campionato e la complementarità degli elementi che, certo. che hai scelto. E anche adesso il modulo attuale... Se vogliamo parlare di modulo, eh, è frutto di un compromesso: sì. è frutto di un compromesso perché, con 525 esterni, esterni, nervoso, esterni da eh, impiegare, Fatti e allora. oltretutto, anche loro vengono messi in un certo senso in difficoltà perché se si tratta di offendere, di attaccare, di aver palla, eh, ma poi devono fare tutta la fascia tutta, eh, e vengono snaturati e costretti ad un lavoro immane. Adesso andiamo in pubblicità, a tra pochissima Bentornati, vi ricordo il caffè Grifi che dal 1961 entra nelle case degli italiani grazie al suo Roma, unico e inconfondibile. Riccardo Paolo ci stanno arrivando tanti messaggi, ne leggiamo qualcuno. Un telespettatore ci dice, io mi domando una cosa, certi giocatori che vanno in piazze minori come il Ponte Dera, Torres, Pineto, Mantova, come mai noi non li prendiamo mai? Oppure ma, quando, ma, quando li portiamo a Ferrara non rendono come un'altra no, piatta? Non, non è sempre così. Anche qua sono passati buoni giocatori, voglio dire giovani da Occoli a qualcuno che oggi gioca in Serie A, hanno fatto bene anche qua. Ah, Secondo vero? me quest'estate, ve lo dico, è stato un mercato stranissimo perché. Noi ci siamo, cioè, i giovani, tipo i due che ha il Pontedera, Gori e difensore centrale, cioè, sono di proprietà dell'Empoli, in prestito, L'empoli è una fucina di talenti, Pontedera è attaccata, quindi ogni anno prendono due o tre giocatori da loro. L'Empoli li manda volentieri perché sanno che giocano, migliorano, ambiente tranquillo, quindi fai anche fatica forse andare a prendere questi ragazzi giovani. Poi noi quest'estate siamo un attimo rimasti legati al fatto di dire i giovani ce li abbiamo forti in casa. Perché abbiamo vinto per due anni il campionato under 18, quindi non abbiamo preso un giovane dagli altri. Cioè, abbiamo contato giustamente anche a vedere come re avrebbero resi i nostri. Poi ci siamo resi conto dell'effettivo valore poi, dei ragazzi, purtroppo. Anche perché il salto dall'under 18. La ma ma... Ma squadra ci paga. Sì, si nostro, paga. Se sono bravi, ma cioè, sono non bravi è neanche la di... primavera. Se cioè, sono per bravi... quanto sei bravo, ma, cioè, ma anche la primavera 2, cioè già la primavera 1 fai un po' di fatica perché Bertini. Bertini, non aveva mai fatto una presenza in Serie C. Uh, aveva fatto una presenza in Serie A. <ride> sì, è entrato, sì. Ma ma per, aveva fatto sette campionati in anche... Al record delle partite di del primavera. Cioè, e tu li affidi? Pensi di prendere a Ferrari e affidargli la regia del centrocampo? No, Uno che regia, ha mai fatto la partita in C. La regia l'ha affidata a, Car a Carraro. Per, sì, ho capito, li fai giocare. Cioè Bertini vuoi... doveva vuoi... essere il vice Carraro. Ho capito. Cioè, ma, sì, ma, cioè, cioè, secondo se me non ci sta, tu, tutto sommato è il momento di fare un fare percorso per, per far, di fare il titolare nella spazio. Secondo me, quello una, di una, una, una Serie C. E secondo me, noi pensando di avere qualche giovane veramente forte in casa, abbiamo tralasciato l'argomento giovani dagli altri. In più, abbiamo fatto un mercato stranissimo perché abbiamo preso. sono svincolati. Eh, abbiamo dovuto aspettare la vendita di Prati poi per comprare gli ultimi due giocatori perché avevamo bisogno di vedere quanto incassavamo quindi abbiamo fatto secondo me un mercato molto molto così, dispersivo senza, senza una logica Abbiamo deciso di puntare su Dalmonte che è un signor giocatore secondo me perché è il giocatore più determinante che ha la Spal però non abbiamo comprato l'attaccante abbiamo preso Sitz senza sapere esattamente come fosse, secondo me, proprio le lacune sono state quest'estate. Cioè, non è un, un fatto che non vengono i giocatori di qua o vanno dall'altra parte. È chiaro che dopo. quello che non mi spiego no, è. No, il più, discorso che più secondo più me. che dico. Scusa, il, il discorso che secondo me voleva fare questo telespettatore non è tanto al fatto che un giocatore eh, preferisca andare. In un'altra piazza piuttosto di venire a Ferrara, il fatto che molti giovani da altre parti rendono, quando arrivano ma a Ferrara, molti relativo. giocatori hanno questo piazza. questo non è una banalità. Questo, su... questo, è, questo è relativo, perché poi no. dipende da tante cose. Prima Riccardo ne ha accennato, ma comunque Ranieri, Ocolis, Nicola, eh, Latte, Latte, eh, li avevi azzeccati, li avevi azzeccati e hanno tutti e, e, hanno, e hanno fatto bene e, e hanno avuto Ferrara come, come, tram, come trampolino. Quest'estate, perché si torna sempre lì, oltre a Bertini, anche Sitz e l'altro che viene da fuori, ma anche lui era in una primavera 2, ok? Dai, il Vien viene come centravanti, ma ci si dimentica che alla prima partita, quando poi si è fortunato, è stato schierato attaccante esterno. esterno, cosa che non è. I giovani nostri, i giovani della Spal, i giovani del vivaio, Riccardo ha parlato dell'Under 18, delle ultime due Under 18, verissimo, ma sono stati ceduti Longoni, Franzoni, Dell'Aquila, Marchioro e poi eh, Abati e forse ne dimentico anche qualcuno. Sì, Paolo, ma allora, possiamo no, pensare che quelli potessero essere l'ossatura della spara? no, eh. L'ossatura no, Gli però voglio via. dire, se ci credi, se imposti un discorso di, anche se vogliamo usare un termine, di, di cultura calcistica, di cultura sportiva eh, e decidi di portare avanti i tuoi con un modello... Eh, li devi affiancare, inserire in una spina dorsale di un certo tipo, credere nel progetto e dare loro quelle cinque partite consecutive per dare modo di esprimersi. Perché entri, esci, eh, per dire: Orfei ha fatto una partita a sinistra, una partita a destra, una partita, dalla, so pa wow. una partita sì, dalla panchina, una, par una partita a tutta fascia da esterno in un 3-5-2, un'altra. Com come fa uno a trovare continuità e a potersi esprimere altra cosa, ci si dimentica la prima under 18 vincente di Pedriali, okay? mm -hmm. centrocampo, era Parravicini con Tigliano Boccia dell'Aquila, puletto falso centravanti semenza. Quindi con un 4-3-3 di un certo tipo e Contigliano che noi in prima squadra non abbiamo mai visto in quella posizione, era lui il metronomo, il perno centrale, quello che dettava i tempi, che alternava gioco corto, gioco lungo, eccetera. noi in prima squadra in quel ruolo lì non l'abbiamo mai visto. Infatti c'è un messaggio su Contigliano, sì, però Sì, c'è anche come stato No, no, io su... parlo no. di Enrico, leggiamo prima il messaggio di Contigliano e sì. poi torniamo su questo discorso. Ci dicono, siete convinti che Contigliano sia scarso, ma dobbiamo valorizzarlo sì. per venderlo? Noi non siamo convinti, io almeno non sono convinto che sia Mi scarso. Hai detto che Contigliano sia scarso. Io sono convinto del contrario, forse ne è convinto chi dall'inizio della stagione ogni settimana eh, confessiona un discorso e non lo fa mai giocare. Tra l'altro a Pontedera non hai perso o, o non vincevi per questo o per quel motivo? Eh? Intendiamoci bene. Però per tutta la settimana, poi tu Sandro lo sai, eh, si era parlato, mi pare, di problemi di Carraro di un Carraro. Che non era al meglio. Eh? Poi, poi gioca a Carraro, si fa male, magari non è per quello, non lo so. Ma Contigliano, Poverino, cosa ha fatto di male? Eh? Lo possiamo vedere giocare con continuità? Oppure non so, non guardo. No, non... sc... Secondo me Di Callo Contigliano non piace perché certo, anche inizio infatti, anno non aveva appunto, mai. Giocato. Appunto, quello che. Però. No, c'è anche da sottolineare, no. scusami, ci interrompo un secondo. Secondo la mia opinione, ogni qualvolta è stato chiamato in causa Contigliano a partire già dal finale dello scorso campionato, il suo l'ha sempre dato, eh, Perché l'insufficienza mi pare non l'abbia praticamente mai presa. Sì, però. No, io vorrei tornare a prima, cioè al discorso dei giovani, cioè. Non dobbiamo pensare che dalla Spal possono uscire otto giocatori che giocano nella Spal titolari, anche se hanno vinto per due anni l'under 18, perché secondo me è proprio statisticamente provato che questi campionati hanno un valore fino a un certo punto, cioè dopo il salto vero lo, lo hai quando ti trovi in prima squadra e non è neanche la stagione adatta perché se tu butti il giovane a fare 15-20 partite il rao della situazione oggi che è stato costretto a giocare costretto a giocare con continuità per mancanza di altri fa fatica Paolo fa fatica perché alla seconda, terza, quarta partita cominci i problemi fisici, i problemi di testa a sopportare certe cose a cui non è abituato il giovane va gestito cioè gli devi far fare due o tre partite poi tenerlo fuori fargli fare... Tu, cioè, tu ti sei trovato in campo due mesi fa con Puletto, Paravicino Titolare, Rao, Contigliano, ma non puoi pensare, cioè, fai fatica a pensare che veramente tutti questi ragazzi possano diventare dei giocatori importanti, questo è il mio parere, cioè, anche quelli che sono stati dati via, i Longoni, gli Abati. Oggi sono al Torino Primavera, chiaro che ha esordito Ginetis che è un'altra qualità di giocatore, chiaro che da Andrea che è a Catanzaro si vedeva che era un giocatore che non c'entrava niente con i 2004 di oggi. Cioè, I due o tre forti, forti, forti giocano, gli altri faranno fatica, secondo me faranno grande fatica. Contigliano rientra in quello scenario di un giocatore molto particolare, perché è un giocatore con delle, cioè, con delle posture un po' strane che però non si tira mai indietro, che ha carattere e farà il giocatore, secondo me, più per il carattere che ha che per le doti vere che possiede. Quindi, secondo te Contigliano potrà trovare una collocazione fissa in un campionato superiore a quello di C? Potrà arrivare in B? Oggi non lo vedo sinceramente pronto per una Serie B perché deve migliorare, a mio parere, nella, nella parte tecnica. Cioè quando conquista palla lui... Su 3-4 passaggi, due di sbaglia, cioè, dei, cioè le categorie sono fatte anche per… cioè dei passaggi che tu sbagli in C, in B, non puoi sbagliarli, in A, neanche parlarne, ok? Quindi oggi siamo un ragazzo che farà, un, cioè, farà il calciatore perché tutti gli allenatori lo vogliono in campo per, per le sue caratteristiche, ma oggi deve crescere per me, dal punto di vista proprio della parte tecnica, se vuole ambire. A fare il salto di categoria Paolo Su Pontigliano diciamo prospettive per, la per parte tecnica un è un Ferrarese eh, oh, di famiglia, quindi la eh, parte tecnica con, tanto a lui con un buon insegnante, la puoi, la puoi affinare, la puoi migliorare, ci puoi lavorare. È una squadra. Tu sai che io sono sempre stato, sono un amante della tecnica, della qualità, però. Una squadra è fatta di equilibri, ci vuole quello con la tecnica, quello con meno tecnica e tutto quanto. Detto questo, secondo me, quest'anno con Contigliano andava fatto un altro tipo di discorso sull'onda della scorsa stagione. Ed essendo un patrimonio del club, oltretutto forse allo stato attuale l'unico che poteva in teoria rappresentare anche in prospettiva. Una, appunto, una possibilità di, di ulteriore lucro, eccetera. Si era parlato non a caso del Sassuolo, che poi il Sassuolo ti manda a giocare tutto quanto, però non gli è stata data continuità. Di fatto, dall'inizio di stagione, o poi per l'infortunio la, 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 la malattia, o la cosa quando, quando gli hai visto fare. Due partite consecutive, due o tre partite consecutive. L'anno scorso? Quando, no, appunto, ma io dico dall'anno scorso: secondo me, costruendo una squadra di un certo tipo, si ritagliava anche uno spazio a Contigliano per dare continuità a quanto fatto. Poi è chiaro che dopo, sul medio-lungo periodo, il campo diventa giudice e dopo contano, ovviamente, quello, conta ciò che dimostri, ciò che meriti, eccetera. Però io non, non ho visto riporre in contigliano la fiducia che secondo me sarebbe stata giusta concedergli e che io gli concederei tuttora. Adesso torniamo a Ponte della Spalla, andiamo a sentire le pagelle. Galeotti, 7, almeno 3 interventi decisivi, nulla ha potuto in occasioni delle due reti subite, salvato sul doppio tentativo di Gans da Palo e Traversa, nonostante ciò il migliore tra i suoi. E se in una partita da cui si esce senza punti è il portiere a mettersi maggiormente in evidenza, Brusca G in mezzo, indisponibile Ghiringhelli, Di Carlo lo utilizza sulla destra, limita i danni e si esibisce in un recupero da applausi per ribattere con un intervento alla disperata quanto efficace sulla conclusione di Angori, già pronto per festeggiare. Da rivedere sulla rete, costata la seconda sconfitta nelle ultime tre gare. Fiordaliso 5 e mezzo ha preso il posto di peda, oltre che nel contenere Gans, problemi nel trovare i tempi per arginare i continui inserimenti dei centrocampisti di casa, marchio di fabbrica del gioco della squadra di Cansi. Valentini 5 e mezzo, con il reparto spesso sotto pressione, ha rimediato in molte situazioni, ma non sempre è riuscito nel suo intento. Tripaldelli 5 ha trovato nella coppia Perretta per i due clienti in serata di grazia finendo con il soccombere inesistente nel proporsi in fase offensiva. In diffida a Monito salterà la Carrarese. Edera era 5 fuori causa, maestro non ha sfruttato l'occasione per dimostrare di militare più fiducia rispetto a quella ultimamente concessagli da Di Carlo, praticamente costretto a lasciarlo negli spogliatoi dopo l'intervallo. Carraro, 6, seppur con una marcia in meno rispetto ai dirimpettai del centrocampo toscano, non era dispiaciuto, poi l'infortunio muscolare che lo ha messo fuori causa dopo 30 minuti e tutta la squadra ne ha risentito. Buca il 5 e mezzo, non emerge, pare avere il freno a mano tirato, alla fine apprezzabile solo per un tentativo dalla distanza sventato in angolo da Vivoli. Non ci sarà in seguito al quinto giallo stagionale con la Carrarese. Gara che forse avrebbe ugualmente saltato per i problemi muscolari con cui sta convivendo da un paio di settimane, che sembrano condizionarlo. Dal Monte 6 un bel gol cercato con Caparbietà bene per una trentina di minuti, poi protagonista in negativo in occasione della rete di peli, è calato nel secondo tempo quando Di Carlo l'ha impiegato come mezzala. Antenucci 5,5. Dopo un buon avvio è andato via via spegnendosi. È parso affaticato, forse di Carlo meglio avrebbe fatto ad anticiparne il cambio. Opportuno evitare di spremerlo. Zilli 6 ha lottato, fatto a gomitate e sportellate con i difensori avversari. Molto altro non ha fatto se non portare con caparbietà avanti i palloni, ma incidendo poco. Contigliano 6, chiamato a sostituire Carraro nel momento di maggior sofferenza della squadra. A tirare delle somme il suo lo ha fatto, come sempre con ordine, non gli si può chiedere di cambiare volto alla partita. Idlio 5 e mezzo dentro inizio ripresa quando Di Carlo ha deciso di passare alla difesa con tre centrali, mossa che ha dato più equilibrio, riducendo gli spazi in cui gli uomini di Canzi si erano infilati a piacimento nel primo tempo. Lecito chiedersi però dove fosse quando Del Poupe è partito per poi servire a Lombardi il pallone del raddoppio. Rabbi 5, una trentina di minuti in cui la sua presenza non si è notata. Riccardo, abbiamo appena sentito le pagelle. Sabato, bella prestazione di Galeotti, sei d'accordo che sia stato uno dei migliori in campo? Sì, chiaro che sabato fosse stata più che altro per la parata che è stata una parte spettacolare, quindi su un gol mai fatto e quindi da lì credo che il voto sia stato... Ma anche un paio cresciuto. di uscite, una a terra soprattutto. A me è piaciuto molto quell'uscita l'uscita del secondo tempo, bassa, ma già lì ne ha fatto una buona, domenica ne aveva fatto una, prima, prima partita contro la l'Arecanatesi in casa, prima palla, proprio... Questo, io cerco di guardare un portiere erano che... i tuoi punti di forza quelle uscite basse lì sì ma cerco di guardare un po' delle cose forse diverse rispetto a voi a... che non capite di calcio no no, no non di calcio di penso portieri penso che di portieri si faccia un po' fatica a capire ah, se non ci sei stato questo lo penso sinceramente no ma hai, rag hai ragione Beh, io ti dico cioè, so. non... Enrico, eh. Platini quando era Commissario tecnico della nazionale francese faceva decidere a Joël Baz i, i convocati come portiere, perché... ma più che altro guardo cose diverse. cioè eh, la parata che ha fatto Galeotti domeni, eh, domenica, è stata la super parata perché sembrava, cioè è stato un gol sbagliato. Sinceramente, perché da, da due metri ha tirato male, lui è riuscito comunque a tirarla fuori, ma non possiamo giudicare. Ha fatto una simile pescata anche, mi pare. Pescara, no, le partite le viste tutte. Cioè, Pescara ha fatto una buona partita. Secondo me, ha, ha fatto un'uscita dopo 10 no, un secondi, uno contro uno. Ha fatto un'ottima uscita, uno contro uno. No, Un'altra Questa... no, situazione, mi pare, sulla linea di porta in cui è andato. Eh... No, non mi ricordo, però, non, posso, cioè non è non, cioè, se dobbiamo guardare le prospettive di Galeotti. Cioè, se dobbiamo dire oggi, Galeotti può giocare in Serie C, ci gioca. ok? Sono d'accordo, cioè, oggi è. è il portiere che deve far giocare la Spal, perché come lui ci sono tanti portieri in Serie C. Se dobbiamo dire eh, dove arriverà Galeotti, secondo me deve migliorare in certe cose, cioè deve mettere più forza, secondo me ha un'esplosività un po' limitata, e poi vorrei che fosse un pochino più essenziale nei comportamenti, invece è uno che... Non so se lo faccia per caricarsi. Eh, per me si autocarica. Eh, non, non so, però è un, è un po' forzata questa cosa ogni tanto. Ogni tanto ecco. tipo anche il tuffarsi con la palla che va fuori i 5 metri. Il dare 5, il 5 a tutti i compagni ogni volta. Il... Secondo me devi un essere un pochino più pulito ecco, in, in tutte queste. nel tuo atteggiamento in porta. E quello che secondo me deve, deve, su cui deve lavorare è la forza. La forza, cioè ha un fisico, ha un buon fisico, però secondo me deve mettere su un pochino più di esplosività. Io, se fossi entro i portieri con Galeotti, farei questo tipo di lavoro. Poi è chiaro che ognuno è fatto tu, come fa. tra l'altro, conosci bene il nuovo preparatore dei portieri. Chi è venuto? Campagnolo? Sì. Sì, mi hanno parlato molto molto bene. Deve, cioè, non lo conosco personalmente, mi ricordo il portiere che era, è stato un ottimo portiere, ma siccome lavorava a Cittadella con Piero Bone, Piero Bon mi diceva che era veramente in gamba, lavoravano insieme e quindi io, il mio giudizio nasce da quello che mi ha detto Piero Bon perché non l'ho mai visto lavorare quindi. ma sì, ma anche Scalabrelli stesso ha sempre lavorato bene non credo che sia questo il problema cioè, non è che l'allenatore di portiere ti costruisce il portiere eh. cioè, adesso non esageriamo puoi migliorare nel lavoro però non è che fai diventare un, un fenomeno uno che è scarso e viceversa quindi, quindi credo che Galeotti sia in buone mani ma è lui che deve... Che deve cercare di migliorare in queste cose. Poi con la Torres ha fatto, secondo me, io gli do un pochino più colpa sul primo gol che sul secondo, perché sul secondo la palla ormai non blocca più la palla a nessuno, le spingono tutti, quindi ci sta che la respingi lì. Sul primo, gol, ed è un principio per me fondamentale, nel momento che vedi è stata respinta la palla, nel momento che vedi che Fischinale c'ha la palla che gli rimbalza, devi subito. Fare tre passi e andare sulla, tua riga, sulla riga di porta, perché quando la palla rimbalza il tiro fa se, ha sempre questa traiettoria qua. Se tu fai tre passi indietro, prendi la palla così, non c'è neanche bisogno di buttare, se invece lui era troppo avanti, è rimasto troppo avanti e la palla l'ha scavalcato. Sembrato un tiro imparabile, ma non lo era. Ma questa è esperienza, cioè la volta dopo ci pensi. Ecco, tutto qua. No, io di portiere non mi, non mi permetto di preparare Albazo. Dico solo che in questi anni ne abbiamo visti talmente tanti che il prossimo anno prenderemo Carius, visto che eh, vuol tornare in Italia, prendere, esatto, prendere, ragazzi, eh, ragazzi, e, co e, e, e complete, eh esatto, completiamo il quadro. Dico, alla, alla, alla per fine. riagganciarci ai portieri, perché ne parlavamo qualche anno fa qua di Tiam. Tiam invece è un portiere, eh. Demba Tiam, che ha sempre avuto grandissimi mezzi fisici, è sempre stata la sua forza e quella. E mi sembrava invece molto leggero nel cervello. Oggi forse è migliorato in questo, c'era cioè molto leggero, faceva delle sciocchezze allucinanti, ma Tiam è uno che, è, nonostante l'altezza, è molto esplosivo, molto veloce, in uscita con due passi arriva all'altezza di scritto a rigore. Quindi è uno che ha le caratteristiche per fare il portiere sul serio. Quest'anno ho beccato l'anno gi giusto e si vedono i risultati. Sì, l'unica cosa, poi non so se Riccardo che ovviamente. Non lisciarlo troppo eh, Paolo no, no, beh, cioè, poi anche lui. L'unica cosa che mi sembra che rispetto. A un... no, perché io mi ricordo in estate che Ricchi aveva sottolineato le qualità, le capacità di Del Favero e poi per un motivo o per l'altro ha deluso. Io, mi... cioè, io del Favero, l'ho visto quando. Aspetta, lascia, del... lascia finire Paolo, no, poi ma dopo ti no, dico no, cosa vabbè... è successo del Favero per me: che non eh, sono eh. questioni tecniche, cioè, Del Favero è andato in crisi mentale perché degli errori così evidenti li fai solo se. Cioè, non è, cioè, li può fare solo uno che non è mai stato in porta. Allora, siccome Del Favaro c'è stato, è cresciuto una Juve, è stato nazionale under 18, under 19, comunque ha fatto un po' di carriera in Serie C. Secondo me è proprio entrato in un loop tale che quando va in porta pensa già quando sbaglia. Allora è meglio, meglio fare una bella pausa, eh, rimanere lì, magari cambiare aria e quant'altro. Ma Del Favaro non è, non è che non ha le doti da portiere, eh? ha fatto delle robe vistosissime. cioè Quindi vuol dire che è proprio la testa che in quel momento non c'è. Infatti eh, Paolo Fusco nel mercato di gennaio e ha cercato una soluzione per il Del Favero anche perché il ragazzo è di proprietà della Spal quindi è sotto contratto anche per il prossimo campionato. Eh ma credo che poi diventasse difficile a gennaio trovare una colloca... Ha tentato! Sì ne sì! no, ha fatte no, troppe in cioè, tre mesi, ne ha fatte no, troppe. Cioè no, partiti. dicevo prima, l'unica cosa, non so, è lì Riccardo che può dire... Come discorso generale, mi sembra che anche nel ruolo di portiere ci sia stata un'evoluzione e non mi riferisco solo al gioco con i piedi, ma che mentre un tempo ci fosse più una tecnica specifica, adesso la forza fisica, l'esplosività siano diventate caratteristiche primordiali anche... Ma è così, cioè io mi ricordo, ho fatto le discussioni qua a Ferrara perché c'era qualcuno che sosteneva che Meret fosse più forte di Donnarumma, ok? Io... Cioè, non potevo sentire discorsi del genere, Merette è il più forte portiere a livello tecnico che abbiamo in Italia, ma oggi conta molto di più la fisicità, come dicevi, che l'aspetto tecnico. Quando vediamo più i portieri che bloccano, cioè, poi se abbini le due cose, tipo Oblak, sei fortissimo. cioè Oblak è ancora un portiere tecnicamente uh -huh. fortissimo, ma ha una capacità fisica incredibile, l abbiamo visto sui rigori. Cioè, L'esplosività la, la, la vedi dal, rigore, dal calcio di rigore. Cioè, parti da fermo dove arrivi. Se tu ti butti, intuisci, non ce l'hai mai, vuol dire che non sei esplosivo. Perché oggi, oggi è proprio questo quello che tu vai a guardare in un portiere. C'è cioè, tanto... Ederson, cioè, tecnicamente, Onana, cosa fanno? Fanno delle robe che vent'anni fa ti mandavano via dal campo. Però a livello fisico, hanno due gambe così, una potenza incredibile, calciano la palla... E fanno fare 100 metri, vuol dire che è dentro, è una forza incredibile. Quindi, pari in questa maniera: Donnarumma ha una esplosività e una velocità unita all'esplosività che lo fa diventare uno dei primi cinque al mondo. Ricchi, mi è arrivato un messaggio proprio a proposito di, di, del Favero: è una domanda che chiedono espressamente e venga rivolta a te: può il Favero avere problemi di vista, dato che tutti gli errori sono arrivati con le luci artificiali? No, no. Per me no, cioè, non so se avesse un problema di vista, non può, non può fare il portiere, però cioè, perché comunque è giovane del 98, quindi. No, no, è, è un interrogativo che ho posto anch'io. No, ma tutti dicono a, a così un perché, ha preso, un oculista, perché, perché oculista. ha preso. Perché ha sbagliato di uscire Per me è, un problema, è stato un problema proprio di testa. Allora, cioè, è andato in crisi, comincia ad andare in crisi, dopo ogni tiro ti sembra imparabile, eh, quando ti trovi in quei momenti veramente di difficoltà. Cioè, o oh, fai un errore, dopo la partita dopo, due tre partite fai bene, ma se la, quella dopo sbagli, quella dopo sbagli, stai fuori due partite, rientri, fai un altro errore come ha fatto Perugia, dopo la testa. Ti manca la fiducia la, proprio? La testa proprio non va da un'altra parte. Comunque, non vedi l'ora che, che entri, di, di metterti in panchina. No, vediamo se adesso si trova continuità anche nel ruolo, anche in prospettiva. Un tempo lui li aveva messi in fila tutti, no? Perché c'erano stati vecchi, Ferrioli, Zaninelli, mm -hmm. Detto Folle, eccetera, poi con lui c'è stata un po' di, di continuità. no? Eh, vediamo. Mm -hmm. se... Eh, da lavorare anche sul mercato estivo perché eh, pare che Galeotti abbia il contratto sino al 2027, ma sia del Favero che eh, Alfonso eh, sono sotto contratto perlomeno anche per la prossima Ancora stagione Ancora Alfonso? Sì, perché ha fatto, il prolunga, ha, ha fatto un prolungamento. Eh, Beh, adesso l'importante è. Ha accettato mercato, di spalmare il contratto. A, quindi, la ehm. cosa più importante adesso è il mercato estivo: di arrivarci, eh, di arrivarci con, 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 con buone prospettive. Cioè con Dopo pensiamo. <ride> Adesso andiamo in pubblicità, tra pochissimo. Bentornati Alessandro, andiamo avanti con le domande dei nostri telespettatori. Ci chiedono a fine stagione quali sono i giocatori con scadenza di contratto. Io ho sempre tutti i miei appuntini perché so che posso, poi mh, mi sembrava anche opportuno fare chiarezza su o, certi aspetti. C'è in scadenza Bassoli, ma è un giocatore che se la società vuole confermare eh, non porrà alcun problema. Valentini, su Collodella c'è un'opzione. Siligardi, Edera, anche su Edera c'è un'opzione. Eh, Ghiringhelli, eh, Peda che è in prestito perché è stato ceduto in estate al eh, Palermo. Bertini che tornerà alla Lazio. Eh, Siz che presumibilmente tornerà al Parma, a meno che non ci trovi in accordo per un rinnovo di, di, di prestito. Eh, Dalmonte è in, in prestito però da quello che mi risulta eh, la SPAL è praticamente obbligata al, al riscatto però federalmente il giocatore è in prestito per quanto riguarda Petrovic e Zilli sono entrambi in prestito però alla SPAL spetta l'ultima parola nel senso che la SPAL vanta un diritto di riscatto per cui se ritiene opportuno eh, giocarsi dell'applicazione dell esercitarlo diciamo eh, eh, come Paolo Esercitare se, se intende esercitare esatto. l'ultima parola aspetta alla spalla. Quindi, voi ci pensereste? Fareste un pensierino su questi due ragazzi? Io oh. per la oh, prima. O su uno dei due, eventualmente su chi? Allora, secondo me Petrovic tecnicamente è, super, è superiore. Poi bisognerà vedere che tipo di squadra si vuole costruire finalmente su che basi e tutto quanto. Secondo me partendo dall'inizio. Eh... Se si vuole cercare un centravanti di un certo tipo, Riccardo, io penso che. Sì, ma è un giocatore che oggi Petrovic è una rosa di 16. Anche perché. molto bene, è abbastanza giovane. Secondo me può fare, anche, può 90 fare 90. la seconda punta, il trecortino. Sì, però. Non, non oggi, come prima punta, Non, non c'è eh, sì, eh, sì. questa fretta in Serie C pensare. Giochi che perdi o quelli che L'ultima parola aspetta te, quindi non è. Che, eh? no, aspetta te l'ultima parola, per cui non, non, non c'è urgenza. Sì. Volevo anche ricordare i giocatori: che, eh, i principali giocatori che rientrano dei prestiti, come abbiamo detto in precedenza, c'è Denbatiam, Yam, Dickman, Lamantia, eh, Dorastio, e poi c'è Murgia, che ha un contratto fino al 2026. Vabbè, eh, ah rientr rientrerà pure lui. Ecco, questa è un po' la panoramica eh, dei giocatori. Che hanno il contratto in scadenza, tutti gli altri perlomeno per la prossima stagione sono ancora legati alla spalla. Alessandro, poi sono arrivati altri messaggi, ci scrivono: Mancano sei partite, bisogna andare in campo con l'elmetto senza le eccessità e ingenuità che potrebbero costare i play out. A mio giudizio, anche ieri eh, ci sono state due ingenuità sulle reti subite, perché in occasione di un gol, Dalmonte ha perso quella palla eh, dinanzi all'area. Eh, Forse in quei momenti lì. Eh, un bel via. Eh. Ecco, ricordo che in fase di presentazione di questa partita, ne avevamo parlato anche con eh, Mimmo Di Carlo: si era detto attenzione perché qui, que questa partita, ma non solo questa, ma soprattutto questa, viste le caratteristiche del Ponte d'Era, è una gara in cui si richiede più sciabola che eh, Fiorentino. Anche perché il, tempo era fi il recupero ormai era terminato. <clears throat> Al di là di quello che abbiamo detto prima sul gioco, le caratteristiche, i meriti, non i meriti. Andare all'intervallo in vantaggio o andarci sull'1-1 con un gol subito in quel modo all'ultimo all secondo cambia le cose. Cambia la partita. Anche perché poi il secondo tempo, secondo eh, voi, eh, valutate la situazione, tra l'altro anche qui arrivo a un messaggio cosa ne pensate di Edera. Eh, condividete la scelta di eh, Mimmo Di Carlo non tanto di, di togliere Edera, quanto di sostituirlo con Ilio e cambiando poi il modulo, perché nella equesa hai giocato con tre difensori centrali, poi eh, sugli esterni eh, appunto da una parte Iglio e dall'altra Tripaldelli. No, condividere? Si è fatto con, un... eh, con Dalmonte Mezzala. Ma sì, cioè, s... il problema è stato Edera, perché comunque è un giocatore che... su cui tutti aspettavano, Veramente aspettavamo qualcosa, visto la prima partita, almeno quelle qualità tecniche e un po' di corsa, che ti sembrava che finalmente deve aver trovato un giocatore diverso dagli altri, però si è rivelato poco, cioè dal punto di vista proprio del carattere mi sembra, mi sembra un giocatore che non è un cuor di leone. Oggi serve gente che a sei, a sei giornate alla fine serve gente che combatta, gente che non si tira indietro, cioè, la tecnica conta fino a un certo punto. Sul cambio modulo cosa vuoi? Alla fine i moduli li abbiamo provati tutti, cioè, li abbiamo fatti tutti, quindi io non credo che sia una questione di modulo o di, o di cosa c'era da fare. Di Callo ho visto che stavano soffrendo da questo punto di vista, perché comunque stavano soffrendo, ho pensato di chiudersi qualche volta, ti va, o di fare un cambio di questo genere, qualche volta ti va bene, come con Rimini, perché si è messo a 5 anche con Rimini e le cose sono andate bene, eh, Qualche volta va male. D'altro cioè che... canto, hai sofferto molto meno Paolo nel secondo tempo rispetto alla prima frazione di gioco perché al tirare delle somme, gol a parte, poi analizzeremo anche questa situazione. Eh, C'è stato solo quel colpo di testa di Gans eh, che ha creato pericoli con ecco, il pallone che poi è stato ribattuto eh, dal dalla traversa sì. nel secondo tempo. A livello qualitativo, di gioco, il secondo tempo parlo come partita è stato inferiore rispetto, a, rispetto al primo tempo, quindi anche loro, al di là di esercitare un netto predominio, non è che abbiano avuto tante occasioni. Io però penso sempre che i giocatori, per potersi esprimere, vadano messi nelle condizioni migliori e ciò significa... Metterli eh, nel ruolo in cui possono esprimere il meglio secondo caratteristiche. Dal Monte Mezzala, secondo me, è una forzatura. Così come ritengo, al netto di tutte le problematiche che può aver avuto, che può avere, che, è che a Edera non hai fatto un favore, mettendolo dall'inizio a Pontedera e. In una posizione con, che con il 4-2-4, 4-4-2 che dir si voglia impone comunque una necessità di corsa, di dispendio, e eh, che probabilmente a lui 80-90 prendere in, 80 in, que in metri. questo momento, non... quindi solo quello. ecco Io penso che i giocatori vadano sempre messi nelle condizioni migliori per potersi esprimere. Veniamo a come la spalla ha subito il secondo gol, rinvio di Vivoli, portiere del Pontedera. E Del Pupo, d'accordo, era il più fresco di tutti. Era appena entrato, si è infilato lì nella zona dove eh, dovevano esserci due giocatori della spalla, in prima battuta Ilio e in seconda Brusca G, per poi dare questo pallone a Lombardi, eppure lui venuto venutosi a trovare tutto sommato abbastanza libero al limite dell'area. è Una questione di, di tensione, guarda che ricorda che Eravamo al 92esimo, è cioè un po' eh. diverso, ma ricorda molto il golpe Gio Carrara. 95esimo, rinvio dal fondo Ho del detto. portiere, non so cosa è successo. Palla a piedi di Rosafio eh, che certo. se l'hai fatto portare via. Sì, Rosafio di testa, sì, no. la... cioè, quindi vuol dire che veramente, cioè, alla fine della partita, devi cercare in tutte le maniere. Era un risultato abbastanza importante per la Spalla. Un pareggio, la sconfitta, cambia tutto. a Pontedera. No, purtroppo è tutto l'anno che è così, quindi in quelle situazioni lì pecchiamo, cioè, che sia ingenuità, che sia che siamo stanchi, che sia che abbiamo sì. paura, Emergono sempre queste... i problemi tornano, cioè questi gol assurdi presi in maniera assurda dove sembra che tutti stiano dormendo. Succedono ancora, cioè sono sempre successi e succedono ancora, quindi che ci può fare un allenatore in una situazione così? Secondo me eh, in queste situazioni la SPA sta un po' pagando Paolo eh, l'assenza di Bassoli che era diventato un po' il leader silenzioso del reparto difensivo per non dire un po' di tutta la squadra. Che l'assenza di Bassoli, quella sì, sia in un certo senso pregiudizievole, che lui abbia avuto un ottimo impatto, sono d'accordo assolutamente con te credo che anche con Bassoli la dinamica di quel gol lì non sarebbe stata evitata perché comunque nasce in una zona di campo eh, Paolo e... però un urlo in quel momento lì eh... Eh, ho capito ma perché... non, non ci sarebbe neanche bisogno dell'urlo per evitare, per evitare certe, certe cose proprio di attenzione di concetto di, di chiamale come vuoi insomma. Non, non puoi prendere due gol nei minuti, tutti e due nei minuti di recupero non... sì, sì. Non, non ci sta, secondo me, poi per carità adesso andiamo a vedere chi è stato il miglior giocatore della SPAL nella partita con il Pontedera con l'IT Parade in collaborazione con Ex In campo è stato Galeotti, giudizio condiviso anche dai colleghi della nuova Ferrara di Telestense, di www.telestense.it di Estense.com e dello Spallino.com. Troviamo così in classifica in prima posizione Dalmonte con 24 citazioni, a seguire Peda con 22, Valentini con 18, Bastoli con 14, Rao con 11, Antenucci e Maestro con 10 e con Lodel con 9. Riccardo si prospettano due partite importantissime anche se diamo uno sguardo alla classifica per la spalla. Sono sei partite importantissime, è chiaro che dobbiamo guardare a questa che arriva, Carrarese in un periodo di forma buono. Una squadra che sei terza in classifica, un motivo c'è: il Perù deve difendere questo terzo posto perché, come sappiamo, nella griglia dei playoff non è che arrivare terzo o sesto è la stessa cosa. Quindi, si merita in questo momento questa posizione. Sarà partita molto complicata. In più, ci mancherà qualche giocatore e in questo momento. Verrà pesare, poi a quello di Ancona ci penseremo dopo che abbiamo passato Carrara. Ecco, lo ricordiamo per coloro i quali si fossero messi tardivamente all'ascolto, certamente non saranno a disposizione eh, di Mister di Carlo i due squalificati che sono eh, Bucca e Tripaldelli, non ci sarà Peda, è stato convocato con la nazionale Under 21 della Polonia, non sta benissimo, eh, Peda comunque... Nel caso Torni a Ferrara non potrà certamente scendere in campo con la uh, Carrarese e poi ci sarà l'assenza pesante di Carraro, eh, uscito per problemi muscolari alla mezz'ora del primo tempo eh, a, a Pontedera, ne avrà almeno per due settimane, quindi sarà indisponibile sia per la gara con la Carrarese che per la successiva uh, trasferta eh, di Ancona. Paolo, una situazione di classifica che oggi vede la SPAL eh, fuori eh, dalla zona a rischio ma solo per un, eh, per un punto. Quindi, Beh, è un momento particolarmente delicato. Ci sono tutti i presupposti per evitare i play anche eh, perché arrivando quint'ultimo, ricordiamo con eh, nove punti di vantaggio o più sulla penultima che oggi è, 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 è l'Olbia. La Spark ugualmente, o chi occuperà questa posizione si salverebbe, però c'è anche da evitare il quint'ultimo posto. Sì, appunto. Eh. Purtroppo i giochi sono, sono apertissimi perché. L'Ancona è lì, il Sestriante, la, la stessa Vispesaro non, non è fuori dai giochi. Poca. Più anche questo fatto dei, no, dei nove punti, pensiamoci poco, perché l'ultima eh. partita eh. c'è Olbia Spada. Cioè, io vorrei andare a Olbia con paradiso, Con eh. 12 punti. Eh. 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 Quindi devi averne 12 è di vantaggio per andarci con l'infradito no, allora, no, no, eh, eh, no, prima no, di sì, Olbia sì. devi andarci con 12, sì, con 12 perché sì. se perdi rimani a 9 quindi con l'infradito le ultime 12, due giornate hai Pineto e Olbia eh. quindi devi arrivare alla partita col Pineto da vincere assolutamente poi, poi non, non so quale sarà la situazione comunque no, adesso in, in, in questo turno cioè, tu hai la Carrarese e poi dopo vai ad Ancona Scontro diretto, l'Ancona, in questo turno qui affronta la Recanatese che in questo momento la Recanatese è la squadra di quelle del gruppo di Vista Coda qua che, si andava la più scarsa. Che, che, che se, sì, ma visti anche i risultati, ha preso sì, un'altra sì. gol a Olbia tutto quanto bisogna confidare, di, bisogna confidare che questo turno possa comunque darti un saldo positivo per non arrivare alla partita di Ancona con una sorta di dentro o fuori ecco, no, no? Perché è anche, purtroppo è, è doveroso ricordarlo il Sestilevanti è a 35 punti non ha un calendario impossibile perché eh, giocherà in casa col Gubbio poi andrà a Olbia giocherà in casa col Pinetto andrà a Ancona giocherà in casa con la Vispesera e andrà a, ad Arezzo quindi eh, Vabbè, il calendario è abbastanza simile a quello della Spal, eh, perché, sono di, que tutti abbastanza perché di queste 3-4 squadre... C'è fatto sono... il playoff eh, in cui eh, tutti sono impegnati, non eh, è che vai a giocare eh, contro come... il Pineto, magari vuole la... eh, eh, gente... eh, okay, eh, o cambia il Gubbio o eh, il Pineto, eh, eh, perché comunque tutte le squadre puntano qualcosa, oggi come oggi, eh, e punteranno qualcosa anche a due giornate dalla fine. Quindi eh, non si possono fare questi calcoli sul calendario. Cioè, guardiamo, magari c'è un aspetto positivo, mi sembra che siamo messi bene in confronti rette con la maggior parte delle squadre dunque sei in vantaggio sulla Vispesa, sulla Ricanatese, sull'Olbia, sulla Fermana eh, e anche eh, sul eh, Sesti Lavanti insomma eh, comincia so, a essere e sei in parità con l'Ancona che ecco, eh, devi no andare beh, a giocare, beh, devi giocare comunque queste sono cose abbastanza importanti secondo me se arrivi pari anche perché più, eh. posto che è assolutamente esercizio sterile ed inutile fare tabelle o previsioni sì, eccetera sì, sì. Teniamo presente che adesso hai Carrarese, Ancona e Gubbio, che è un altro avversario. Non più, vai a Chiava di no, dove Lentella da, sappiamo che eh, potenziale ce l'ha. No, poi attenzione: Lentella, Lentella è lì a metà del guado, perché so. eh, con 38 punti non può essere certamente eh, tranquillo. Eh, e nelle prossime due partite. Lentella? Eh, le prossime due. Giocherà in casa col Pontedera. Poi ha due trasferte consecutive perché va a giocare. Alessandria con la Juve Next Generation e va a Pescara eh, per cui eh, penso che proprio nulla po possa, oh, possa regalare poi dopo aver affrontato in casa la spalla giocherà a Rimini con i Rimini che è in corsa per i playoff off perché, la eh, punta è andare ai playoff. Eh. Cioè, oggi come oggi si deve salvare ma punta andare ai playoff. off cioè, squadra costruita cioè, quindi è, è dura anche là a oggi ha tre punti dai playoff, però an ancora lo scontro diretto con il Rimini per, per dire sì, è una situazione ancora molto fluida. Fluide, per... tutto, eh, non si possono fare questi ragionamenti. non ogni... mai di incontrare Cesena, guarda. Ah, paradossalmente mm. sì. O la, Torre, no, so, la, o la Torres. Dico, che sono le uniche, secondo me, già sicure del primo tu posto. Tu pensa che a Carrara, a Carrara, nonostante i nove punti di distacco sulla Torres, puntano ancora al secondo posto? Vabbè, Questo Vabbè. per dire con che spirito arriveranno Vabbè, a trovare... Probabilmente a perché normale. loro pensano anche che ancora anche, ci deve essere anche lo scontro diretto Torres-Cesena. E quindi potenzialmente, nel caso vincesse il Cesena, ma sai, sono tutti poi discorsi che giornata, sì, è, comunque nulla possono regalare perché poi. Il Canadese non eh, può regalare niente. Eh, cioè, il ah, ad... vuole arrivare terza, e esatto. terza, salti Pot... tre turni play off. Eh, eh, eh. Eh. Potrebbe rischiare di perdere il terzo posto. No, no, perché pure... eh, il Perugia ha due eh, punti. Eh. Quindi non è che venga, vengono qua sei giornate alla fine, vengono qua a giocarsi per vincere. Cioè non... Sì, sono, sono curioso difficile. di vedere, tra l'altro, come giocherà. Se, se giocherà anche finotto dall'inizio. Ah, ha fatto eh, 5 gol da quando oggi, è arrivato. Cioè, sì, ad, o, oggi abbiamo sentito il, il collega di, di Carrara ci parlerà appunto della Carrarese. Tra l'altro, ci ha detto che molto, molto probabilmente non ci sarà Schiavi, che è un po' il perno del centrocampo. Sì, eh, però, una squadra buona. La squadra, la sì, fede, sì, poi mi sembra che con Calabro abbia trovato un, sì. una continuità, un rendimento. Assolutamente di, 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 di buon livello, di alto livello. E poi Capello credo che. Cioè io mi ricordo. Sono son passati sembra... gli anni a Bologna, sembrava un fenomeno, no? poi sì, l'ho preso l'Inter, sembrava. Un, un po' leggero. È un po' leggero, infatti, è un po' una, pri ritace, una prima quindi. punta tipica, direi, sì. perché. E quindi voglio vedere come impostano la partita. Ah, sarà interessante, in teoria può essere un, una bella partita, un avversario forte, stimolante. E è chiaro che devi fare risultato. Per Assolutamente. Adesso andiamo in pubblicità tra pochissimo. Bentornati. Alessandro stanno arrivando tantissimi saluti e complimenti ai nostri ospiti qui in studio. C'è un telespettatore, però, che ci scrive: ma perché i negri e cervellati non hanno fatto gli allenatori dal momento che sanno tutto? Potreste bene fare una coppia? Una... In realtà, in via sommergibile, manca la troica. Eh, io so, fatto... eh, andavano di moda una volta le troiche: chi mettereste come terzo? Eh? voi? <ride> a fare il ballico? Il ballicone. <ride> ma no, ma di là che sarebbe piaciuto, ma poi ha preso altre strade, ma non è quello. Cioè, eh, ho visto anche la risposta di Allegri di Allegri. Io mi sono sempre a Un po' esagerato però... E Max lo conosciamo. Eh. Ma sì, però io dico una cosa, cioè comunque fare È fumantino. L'allenatore, parlavo prima fuori onda, fare l'allenatore è difficile, cioè, comunque è un mestiere complicatissimo. Noi da fuori, e parlo in plurale anche per me, facciamo fatica veramente ad entrare in questi meccanismi, chi li vive, chi sa, chi studia, chi è tutti i giorni, anche quando io vado a parlare, ho questa fortuna forse ogni tanto di trovarmi per escompagni, per lavoro così, a parlare con allenatori, non parlo solo di quelli, cioè, quelli serie A, non, non ci capiamo niente, ve lo dico, cioè ci sediamo a parlare con un allenatore di serie A, non possiamo capire nulla, perché se uno parla con Deserbi Zerbi ha un linguaggio che noi neanche riusciamo a seguirlo, cioè, se trova a parlare con l'enatore di Serie C, ho la fortuna di avere qualche amico, anche lì si fa fatica, perché comunque non è il nostro mestiere, non è il nostro lavoro, quindi possiamo fare delle analisi da fuori. Per cui dai ragione a Max Allegrito. Ha sbagliato la forma, ha sbagliato la forma, perché ha sbagliato la forma, perché si vede che è nervoso e quant'altro. Ma io dico che solamente chi è lì tutti i giorni e si confronta a un certo livello, perché comunque queste persone si confrontano al massimo con altri allenatori che sono al massimo. Noi che confronto abbiamo? Un confronto tra di noi così, ma lì stiamo parlando veramente del massimo, del massimo, del massimo. Quindi vuoi che non ci capiscono un po' più di noi, poi magari sbagliano anche loro, però sicuramente... Io ritengo che bisogna rispettare tanto l'allenatore, vedo questa violenza anche nei confronti degli allenatori che faccio fatica oggi a sopportare. Qua dicevamo che De Rossi non poteva allenare, no? Sbaglio? No, no, ma... no. De Rossi non è capace, ha più esperienza, va alla Roma e fa così. Secondo me, andando ad analizzare dentro, il calcio di De Rossi era inadatto ai giocatori che aveva. Ha provato a fa fare un certo tipo di calcio, voleva Carbo, quello che dopo adesso è andato al Cesena, no? Carbo. Gli ha tenuto la mantia a Moncini, con la mantia a Moncini devi sparare dei palloni ad avanti. Non costruisci l'azione, non inizi al basso, non, non fai questi, quel gioco che lui stai facendo a Roma oggi. Quindi secondo me bisogna entrare in questa mentalità, ma no, facciamo fatica noi dall'esterno a capire queste cose. Magari con un confronto, parlando avendo la fortuna ogni tanto di misurarti di sentire la gente che ne sa riesci un attimino un po' a percepirla ma non arriveremo mai a capire il perché Edera ieri è stato schierato cioè, per, per arrivare, cioè, non lo capiremo mai ci avrà delle motivazioni di callo. che se ce le dà, diciamo sì, forse c'hai ragione no, no, ma ecco, quello, que, questo, ma per fare l'esempio di prima no, ecco, no, quindi, noi possiamo analizzare criticare, fare ma, ma al tempo bisogna. stesso è legittimo che si esprimano delle no, opinioni, dire quando, delle opinioni quando, si, assolutamente. quando si esprimono in maniera educata no, no, in maniera educata con, ma la, infatti, con, con la visione che si ha da fuori chiaramente, sì, perché quello che dici tu come stiamo facendo è, adesso qua in perché maniera anche educata perché Paolo, eh, non vedo in giro tutta questa educazione no, eh, sì, eh, anche, vedo anche, questa arroganza vedo cioè, questo massacro perché, continuo oltretutto, oltretutto pensando magari che magari sia se sempre col se non un allenamento alla settimana quindi di tante situazioni non ci rendiamo conto oppure di tante eh, situazioni non veniamo informati, perché ad esempio sabato abbiamo cercato di capire quali erano i giocatori eh, che avevano Ma questa è, è colpa nostra. Colpa nostra, dico io ormai mh, non esercito più, non è, ma dico come categoria. Perché le conferenze stampa sono diventate una pagliacciata una roba, una roba a, tutti, a tutti i livelli eh, non dico il riferimento alla spada non a tutti i livelli niente, non che dico. Se, ditemi che senso ha fare una conferenza stampa pre-partita okay, prima dell'allenamento di rifinitura quando magari accade qualcosa e che mistero ci può essere se ti manca uno, se ti manca un'altra? Noi come categoria, team, si dovrebbero disertare queste conferenze pagliacciate a tutti i livelli, dalla Serie A alla Serie Z. A prescindere viene. da quanto tu hai affermato, Paolo, perché... Ma infatti Pioli, non so se avete sentito l'intervista di Pioli l'ultima domenica, che ha detto che lui eviterebbe le conferenze stampa per partite. Ma questo... Come rimarrebbe a parlare di calcio dopo la partita eh, in la... materia di argomenti? Argom questa dichiarazione argomenti. di Pioli è la fotocopia di una dichiarazione che fece con me l'anno scorso eh, De Rossi. Mi disse, per me è una rottura di cosiddetti inutile fare le conferenze stampa, però abbiamo l'obbligo, perché poi si parlava ah, allora certo. di Serie B e, e così come in Serie A, per le tv che foraggiano le società di fare le conferenze stampa certo. anche per partita, mentre post partita io sto ben volentieri con voi. Parlare anche, anche delle, delle ore cose. e cercare di interfacciarci per capire ma Infatti si può fare. Immaginiamo come se fosse l'intelligenza calcistica. parziale scusante eh, delle società, Paolo, dico questo, eh, per comodità anche nostra, eh, anche quando la squadra si allena nel pomeriggio, la conferenza stampa viene fatta in mattinata per i problemi, senso, per problemi che abbiamo. Noi giornalisti chiudere le pagine o chiudere i servizi. Però al tempo stesso quando si chiede, questo è stato fatto varie volte, poi eh, beh, abbiamo anche lasciato correre questa situazione, ci eh, a, a fine della seduta e di rifinitura indicate quali sono gli disponibili oppure come era uso comune sino a qualche anno fa, ci fate pervenire l'elenco dei convocati. Non, neanche più non arriva nemmeno no. più quello, ovvero, ma no, questo è mica solo in casa a spalle. Sali sull'aereo, quindi sai chi è partito. Eh? o Sali sul Pullman, e quindi sai chi è andato a Pontedera. Sapevi benissimo che Maestro, perché influenzato, non era partito per Pontedera, tanto per eh, fare un nome: sapevi benissimo che Petrovic non era salito sul Pullman per Pontedera perché aveva problemi a una caviglia. Però non lo dicono. Non ci, stato detto, ma non ci è stato detto, ma questo lo si sapeva anche alla mattina, alla mattina quando è stata fatta la conferenza. Eh, questo certamente non ageva il nostro lavoro. D'accordo, gli allenatori ci possono dire noi non vogliamo perché poi questa è la risposta che ci viene data spesso e volentieri. Non vogliamo favorire i nostri colleghi, ma cosa favorisce esatto. a tutti i livelli a tutti, ma a tutti i livelli, esatto. ma cosa favorisci sì, in serie a, ecco. Questa, ma queste sono le risposte Co, che... come Juric che manda la spia che cade dall'albero a Trigoria per sì. vedere gli allenamenti dai, ma dai è... ma... Cioè, certe è... situazioni sono condivisibili, tipo non fai assistere all'allenamento di rifinitura perché provi le palle inattive, perché provi certe situazioni, ma poi sotto un altro profilo secondo me si va un po' esagerando perché non è un problema nostro è un problema di far sapere anche ai tifosi perché ieri io vivo a Ponte Nero ho visto due o tre gruppetti di tifosi in tempistiche separate la domanda era se no chi gioca a, a chi gioca io posso dire o chi farei giocare io o chi penso possa che... giocare ma non, sì, sì. in ogni caso e non, non ci preoccupiamo. Non, perché... no, non ditemi parole sì, no. nel caso in cui poi vi metto in campo uno che è, è rimasto a Ferrara, perché qualche sì. dubbio l'ho, no, perché Di Carlo vi ha detto ho due giocatori che non stanno bene eh, e questi non li farò giocare, al massimo li porterò in panchina. Chi sono? Eh, abbiamo cercato di fare un po' il tocco, no? io sì, ho individuato qualcosa, ma poi vabbè, lasciamo perdere. Sì, chi, chi tocca? Adesso andiamo al corner di poltro. Ciao Sandro, ciao a tutti, sarebbe bello avere un po' di ottimismo, un po' di... Così, ma come fai che fai una bella partita contro Rimini, di giocatori che fanno prestazioni che forse neanche lontanamente ti saresti aspettato e invece poi ripiombi così? Mi fa più male un gol preso così alla fine. Io boh, non so più cosa dire. Senso, mi ricordo il grande Nereo Rocco, il grande Nereo Rocco che in un'intervista eh, diceva a ah, Mister: Gli chiedevano lei come fa a infondere tutta questa rabbia agonistica? E lui in Veneto diceva, io e i miei giocatori dico se nel campo vedi qualcosa che si muove daghe ecco. io l'avevo già visto faceva cioè gol contro il Ponte d'Era stavo guardando con amici e ho detto dai che chissà mai pensavo mai dirlo cioè, mettiamo a casa un punticino d'oro perché di questi qui sono praticamente playoff e corrono e vanno ai 2000 So che sia a Ponte d'era, però... Quindi ragazzi, come diceva Sacchi, umiltè e cerchiamo di portare a casa il tre puntino con la cara resa, vero? Una cosa ne sanno Poi sai quanti amici mi dicono, è la Spal come se vivessero in un altro pianeta. Fa ma ci salviamo, ma ci salviamo. Vediamo. Un sorriso, forza Spal un saluto da Andrea Poltronieri, leggiamo un altro messaggio. Maestro Carraro Buchel dal Monte Edera tutti i piedi buoni quando c'è da proporre, ma difendere quando trovi squadre più discrete non va bene. Ma, mh, hanno, cioè, giocano i ruoli tali e hanno delle caratteristiche di questo tipo, però... Mh, non mi sembra che Dal Monte, sì, Maisto fosse uno un pochino più indolente da quel punto di vista, però Dal Monte la sua parte la fa e anche gli altri. Poi le caratteristiche sono di giocatori chiaramente più offensivi che, che difensivi, però se giochi in questa maniera è comunque nei tanti comunque li devi far giocare, perché sei il ruolo dove sei più coperto, quindi è inutile. No, comunque... È è un collettivo, ci vorrà chi ha più, più propensione tecnica e più, chi ha più propensione alla corsa, all'interdizione eccetera e poi comunque non giocano tutti insieme mm. eh, questi, tutti quelli citati non giocano mai tutti insieme e poi, ma questa è una mia... e non capisco perché il maestro alla Salernitana all'Ascoli, al Pescara, anche in Serie B eh, potesse fare e eh, giocasse quasi sempre da mezzala qui uno scalo... Si è sempre gridato allo scandalo quando eh, a ah, manca uno di interdi cioè, certo, interdizione. Certo, l'interdizione non è propriamente nelle sue corde, ma vabbè. Pensiamo alla Cararese, vediamo. Eh, Enrico, con tutte queste assenze, vedresti il Maestro impiegato come mezzala a centrocampo, eventualmente a fianco di Contigliano con l'Odell? Giocando a due? Giocando a due. Oppure, oppure ipotizzare un centrocampo a tre, cambiando qualcosa nel modulo con la Cararese? Viste le indisponibilità contemporanee di Bucca e Carraro. Ma, eh, faccio fatica oggi a ipotizzare un centrocampo... Cioè, per chi gioca? Collo Contigliano, Maestro? Ma tutto è possibile, però... Eh, in questo momento Maestro a due non lo vedo assolutamente. Ha, gio ha giocato a due quando ti sei trovato 11 contro 10, non so quale parte... Con Sestri Levante. Con Sestri Levante, in cui ti trovi a, do a dover affondare e gli altri non fanno più niente, non ripartono più, però non lo vedo. Da mezz'ala io lo vedo da mezz'ala, se è un pochino supportato dagli altri, non vedo problematiche a far giocare Maestro a mezz'ala in Serie C. Ah, infatti. Ah, sinceramente, sinceramente credo che c'è un ruolo che lui può fare e non credo neanche che si possa costruire la squadra, non è neanche un esterno Maestro, sinceramente è attacco, quindi è sempre un, un esatto. po' adattato, gli piace venire all'interno, fa un po' tre non vedo problematica di questa Arturo. Sabato alle 17.30 la spalla sarà impegnata contro la Cararesa al Paolo Mazza. In vista di questa partita abbiamo sentito Gianluca Bondielli della nazione di Carrara. Ciao Gianluca, grazie per la tua disponibilità. Sabato al Massa arriverà questa Carrarese che io inizio stagione avevo inserito nel gruppo delle favorite anche per la lotta per la promozione diretta in Serie B e che non perde da 11 giornate. Cosa è cambiato nel momento in cui c'è stato l'avvicendamento sulla panchina con l'arrivo di Calabro e l'esonero di Del Canto? Fra l'altro è un po' stupito questa decisione. Sì, sì, è una decisione che ha stupito un po' tutti. Eh, praticamente la dirigenza era stata presa un po' per pazza perché, eh, dal canto, aveva fatto il miglior girone d'andata della storia della Cararese: eh, come numero di punti, era terza. Poi, invece, c'erano er già stati a fine girone d'andata qualche screzio che eh, poi con le vittorie nei derby con eh, Pontedera e Lucchese. Eh, erano stati un pochettino rimandati, però con la sconfitta con l'Arezzo eh, c'è stato questo, questo cambio, anche perché la società eh, pensava, sperava di poter ambire a, almeno a raggiungere il secondo posto o comunque a tornare terza, perché nel frattempo la Caradese era scesa al quarto posto, e devo dire che Calabro, Antonio Calabro sta stupendo un po' tutti in pratica quello che ha cambiato è stato poco ma sostanziale, la Calarese aveva la migliore seconda difesa, supplieva pochissimi gol ma aveva questo grosso problema di, di segnare poco e con lui praticamente i gol sono diciamo raddoppiati eh, anzi di più perché in questo in questo, uh, in questo um, lasso di partite praticamente la squadra ha segnato il triplo di quanto aveva segnato prima e ha fatto 5 gol in casa con la Torres, altri cinque col sesto di Levante, eh, anche in trasferta segna sempre un paio di gol. Eh, e in pratica l'avvicentamento tattico è stato continuare con il 3 dietro, però fare un 3-4-2-1 eh, giocando con un giocatore offensivo in più rispetto al 3-5-2 classico da cui dal canto eh, non si distaccava mai. Diciamo. in questa inversione di tendenza quanto ha influito l'arrivo di Mattia Finotto nel corso del mercato di riparazione giocatore che a Ferrara conosciamo piuttosto bene ah, eh, sicuramente Finotto ha inciso molto anche più penso di quello che ci si aspettasse perché Finotto era stato chiamato per completare una, una linea d'attacco che dopo alcune uscite era rimasta piuttosto corta però non doveva essere un titolare, invece eh, infortuni e squalifiche hanno fatto sì che venisse utilizzato da subito, in maniera, eh, diciamo, in maniera corposa. E lui ha risposto con prestazioni di generosità, capabilità che gli riconoscevamo, ma anche con eh, dei gol importanti, che è già arrivato da gennaio in qua a 5 gol fatti, quindi una media importante. Eh, di cui lui stesso si stupisce, eh, che però ha dato un apporto rilevante. Se pensiamo, per esempio, al gol di, no, di, di sabato scorso, che è valso i tre punti con la Juventus Next Gen, ecco c'è da difendere questo terzo posto. L'obiettivo, mi pare, a questo punto si possa dire essere rimasto solo questo, visto che eh, la Torres appare irraggiungibile. Sì, la Torres ora, con l'ultima giornata, è scesa a nove punti. Bisogna dire che la Torres, eh, quando arrivò eh, Calabro era a 12 punti e la Massese è riuscita a avvicinarsi fino a 5 punti. Poi ci sono stati questi due pareggi: eh, una ad Ancora e una a Pescara, eh, subiti entrambi al 95esimo, eh, praticamente ha perso 4 punti potenziali che sembravano già fatti, con i quali sarebbe sempre a 5 punti di stacco. Eh, L'ambiente è molto sicuro di sé, devo dire, giocatori, allenatori, dichiarazioni. Loro affermano di, di cercare ancora di, di, di fare la corsa sulla Torres, ma eh, credo che in effetti è problematica la cosa e avendo il Perugia due punti già concludere come terza e saltarsi diciamo tutta la fase del girone dei, dei playoff sarebbe un'ottima cosa. È una squadra questa Caravesa alla quale non fa certamente difetto il mestiere e l'esperienza, l'età media supera abbondantemente i 26 anni e non c'è un under perlomeno in quella che è la formazione schierata ultimamente. Sì, sì, dobbiamo dire che dietro ci sono quattro difensori, Imperiale, Coppolaro, Ilianez e di Gennaro. Che veramente ne deve rimanere un peccato ogni settimana lasciare fuori qualcuno. Infatti, cerca molto spesso di alternarli. E imperiale, è quello che, essendo un mancino puro e avendo le caratteristiche maggiori di dinamicità, è quello che eh, probabilmente gioca quasi sempre. A centrocampo. Il grosso handicap è stato l'assenza di capezzi, un giocatore che ha sempre giocato in Serie A la C la, la vista di passaggio ha avuto un grave infortunio, è rimasto con uno strappo, è rimasto fuori due o tre mesi, quando è rientrato ha avuto difficoltà e ora che sta giocando con continuità da 6-7 partite sta dimostrando veramente di essere un giocatore di categoria superiore, ha portato un tasso tecnico al centrocampo che prima mancava, però se pensiamo che al centrocampo c'è un giocatore come schiavi, che comunque è un giocatore ambito anche dalla società di Serie B, la Caravesi ha dovuto lottare per tenerselo della Latta e quindi un Palmiero stesso Palmieri, un centrocampo che ha tanti giocatori di esperienza e in sovrannumero senza avere problemi di infortuni che purtroppo Calabrese ha avuto, ha avuto anche 7-8 infortunati contemporaneamente. Mentre in attacco si puntava molto sul capello che era arrivato in doppia cifra l'anno scorso segnando 15 gol. Eh, a livello realizzativo ne ha fatti la metà, quest'anno però sta andando molto bene Panico. Che ha fatto la sua migliore annata, eh, ha scollinato la doppia cifra ha 10 gol e sono loro un pochettino i trascinatori. Adesso con, eh, con Finotto con ecco, la luce dello stato di forma delle due squadre: dei 25 punti che eh, separano la spalla dalla Cararese, come può sperare la formazione di Bimbo Di Carlo di farla franca sabato? Cosa può sfruttare di eventuali punti deboli eh, della Cararese? Diciamo la Cararese tendenzialmente è una squadra che ama molto fare la partita e ha uno sviluppo del, del gioco molto anche sugli esterni. Ora l'ultima partita mancava Cicconi, che pur non avendo ancora segnato in questo campionato ha procurato 4-5 autoreti, ha, ha fatto 7-8 assist. Quindi è un giocatore secondo me da categoria superiore. Eh, quindi mh, una squadra che però magari qualcosa in contropiede lascia. Infatti, anche nell'ultima gara a una Juventus Next Gen in 10 uomini, eh, come diceva lo stesso Mister Cabro nella ripresa sono state eh, lasciate le ripartenze. Gli è stato permesso di giocare come meglio preferisce. Questa squadra molto giovane con giocatori di gamba e quindi e probabilmente un eh, partire con ripartenze veloci, avendo una difesa. Molto solida, soprattutto sulle parti della fermo potrebbe essere con ripartenze rapide, potrebbe essere un modo per mettere un po' in difficoltà la Cararese. Noi ti ringraziamo e logicamente qui a Ferrara si spera che la SPAL possa scuttare questo nero eh, della Carrarese, grazie ancora per la tua disponibilità, buon lavoro e poi ci risentiamo in settimana per le ultime da Carrara e da Ferrara. Buona serata. Buona serata a voi, volentieri, arrivederci. Riccardo Paolo, abbiamo sentito il collega Alessandro gli ha chiesto con quali armi e speranze la SPAL potrà incontrare appunto la Carrarese. Secondo voi ce la potrà fare? Beh, è una partita che giochiamo in casa, quindi anche se a Carrarese ha molti punti più, più di noi di terza, però siamo nel nostro stadio, la Spal se si esprime veramente come se esprime, si esprimersi, penso che se la possa giocare veramente con tutte. Quindi... Io ho fiducia che comunque la squadra possa, possa vincere questa partita e di nuovo ripartire e metterci un po' più tranquillo. Paolo, secondo te riuscirà a fare i tre punti la spalla? Quali no. le armi Paolo? Cosa? Quali le armi per mettere alle corde la caravia? Andare oltre i propri limiti e riuscire ad esprimere quell'intensità, quella pressione offensiva quando attacchi anche sotto la ovest e così. Per chiuderli là, per tenerli là, per tenerli lontani dalla tua area, e la Carrarese è forte, è in serie ultra positiva. Però in assoluto, in assoluto, in assoluto, non credo che in questo girone, in questo campionato, esista una partita che non sia alla portata sì. quasi di chiunque. ecco, Nel senso che se togli proprio le ultimissime, le ultime tre, io credo che una Spal capace di andare oltre, di essere se la possa giocare. La, eh. Bene, quindi speriamo che le cose vadano così. Ci vediamo sabato al ah, eh, ci, eh. ci vediamo sabato al Masset e ci rivediamo lunedì qui in studio alle 21. Ringraziamo i nostri ospiti che sono stati qui con noi, Riccardo Cervellati e Paolo Negri. Grazie, grazie e a voi. tutti voi per averci seguito. Buona serata. serata a tutti, grazie.